Torniamo a parlare di Binance Futures, ma stavolta in un modo molto più approfondito. Andiamo a vedere tutti i dettagli di come funziona la leva, quali sono le modalità di margine, quindi isolated o cross, e quali sono le differenze, come si va a posizionare gli ordini e che differenza c'è tra le varie tipologie di ordine, nonché come è meglio posizionarli per ottenere, diciamo così, i migliori risultati possibili. Quindi andiamo a vedere un po' di tips and tricks su Binance Futures e lo andiamo a spulciare veramente nei dettagli per utilizzarlo come un pro. Buonasera amici cripto investitori e ben ritrovati a tutti quanti. Avevamo già fatto un po' di tempo fa un'introduzione su Binance Futures, ma voi mi avete chiesto un approfondimento ed eccovelo qui. Quindi oggi andiamo veramente nel dettaglio, andiamo a scoprire come utilizzare al meglio questa piattaforma speculativa, mostrandovi ovviamente come non farsi male. Quindi l'utilizzo della leva, come utilizzare il margine, come mettere gli ordini, come vengono presentati poi gli ordini e come li si può gestire, insomma tutte quelle cose un po' più dettagliate, tecniche, che però sono fondamentali da sapere per usare al meglio questa piattaforma, che sembra complessa, ma quando la si capisce vedrete che è un attimo godersela al massimo. Vi ricordo che se apprezzate sempre i miei video e i miei contenuti, cortesemente lasciatemi un like anche a questo video. A voi non costa veramente niente, ma per me ha un significato immenso, mi incentiva tantissimo a continuare a produrre contenuti sempre più di qualità. Iscrivetevi al canale e attivate le notifiche, mi raccomando, così non vi perdete, o meglio, nemmeno un video, siete sempre sul pezzo. E infine iscrivetevi sugli altri miei canali social, trovate tutti i link in descrizione. E andiamo adesso a spulciare fino in fondo Binance Futures. Seguitemi. Binance Futures è il lato più speculativo dell'exchange Binance, perché permette di andare ad operare long oppure short con leve fino a 125 pair su diverse coin. Inizialmente era disponibile solo Bitcoin, ma poi col tempo si sono inseriti sempre più contratti. Li chiamo contratti perché sono appunto dei contratti derivati, sono i nostri tanto amati futures perpetual. All'inizio Ethereum, Zcash e così via, per poi andare a includere anche svariate altcoins, e la lista si allunga giorno dopo giorno. Quello che vi voglio mostrare oggi è il lato un po' più tecnico di Binance Futures, perché un'introduzione già ve l'avevo fatta, solo che molti di voi sono interessati a capirci di più per utilizzarlo sicuramente, e pertanto oggi andiamo un po' a vedere come si impostano gli ordini, come funzionano le leve, le modalità di margine, insomma quei dettagli un po' più tecnici che sono fondamentali da capire per operare sulla piattaforma like a pro, come si suol dire. Allora, prima cosa, come si raggiunge Binance Futures? Da Binance.com dobbiamo andare a selezionare dal menu Trade la voce Futures, ovviamente, che vedete è sotto la categoria Derivatives, perché non si tratta, come vi dicevo prima, di spot market, di acquisto o vendita di coin, ma si tratta di acquisto o vendita di contratti derivati speculativi, per l'appunto, i cosiddetti Futures Perpetual. Che cos'è un Future Perpetual? Per chi non lo sapesse, ve lo dico in breve, è un contratto derivato, per l'appunto, il cui scopo è rimanere ancorato al valore del sottostante, ovvero Bitcoin, utilizzando un indice che media il prezzo di Bitcoin su svariati exchange, a una media pesata, così se c'è un balzo improvviso su un exchange il prezzo del perpetual non ne risente, ok? Perché appunto c'è questo sistema di media. Ogni 8 ore c'è quello che si chiama funding, che significa che una parte delle posizioni vengono trasferite dai long agli short o viceversa, a seconda del fatto che il prezzo del perpetual si allontana da un lato o dall'altro dal prezzo dell'indice sottostante, ok? Quindi ad esempio in questa situazione attuale, tra 7 ore e 31 minuti, che c'è il prossimo funding, lo 0.066% delle posizioni long pagheranno gli short, perché quando il funding è positivo chi è long paga una fee agli short, quando il funding è negativo chi è short paga una fee al long, ok? Viene ricalcolato ogni 8 ore con lo scopo appunto di ancorare il prezzo del perpetual al prezzo dell'indice sottostante, è un mezzo appunto per rendere i due prezzi pressoché sovrapponibili. Allora, una volta entrati qui dentro ci si trova già davanti l'exchange, quindi vedete abbiamo la nostra area col grafico, l'order book, lo storico dei trades e sotto un dettaglio delle posizioni. Adesso andremo a vedere tutto nel dettaglio uno alla volta, ma prima ovviamente adesso qua in basso a destra dove c'è il pannello degli ordini, se voi non avete mai utilizzato Binance Futures vedrete un riquadro nero con scritto qualcosa tipo activate your account o create your account, insomma non ricordo esattamente. Comunque voi lo cliccate, confermate di voler aprire un account di Binance Futures, costo zero, ovviamente nessuna fee, e vi richiederà un referral code che vi
consiglio di inserire, se volete utilizzare il mio, scrivete sconto 10 in numero in minuscolo, ve lo lascio anche qua in descrizione, e avrete uno sconto del 10%, appunto come dice la parola stessa, sulle fees. Una volta fatto vi troverete esattamente con questa mia medesima schermata, con un bilancio zero. E voi direte, ma come mai io ho dei fondi su Binance? Perché bilancio zero? Perché il wallet di Binance Futures, e questa è la prima cosa importante da capire, è separato dal wallet di Binance. Ok? Quindi per andare a rimpinguare, diciamo così, il wallet di Binance Futures, occorre trasferire. Non preoccupatevi, perché sono trasferimenti istantanei e a costo zero. Quindi guardate, se io clicco su transfer, qua mi fa vedere il mio bilancio che è zero, posso scegliere, perché i collaterali utilizzabili sono due, sono Tether, USDT, oppure BNB. Entrambi sono utilizzabili appunto per collateralizzare le proprie posizioni, aprire le proprie posizioni sui futures. Tra poco approfondiamo che cosa significa collaterale, visto che magari qualcuno è un po' neofita di questi argomenti. In ogni caso, io ho ben 16 USDT su Binance, andiamoli a trasferire tutti, 16,07, confirm transfer, e vedete che mi arrivano tutti quanti, quindi senza fee e senza dover aspettare. Ok, quindi questa è la prima cosa da fare, andare a riempire il proprio wallet. Le fees, per chi se lo chiedesse, visto che prima ci sono passato sopra, sono dello 0.04% per i market order, quindi taker, e dello 0.02% per i limit order, che vengono decrementate appunto del 10% se utilizzate il mio referral code. Allora, io direi che possiamo partire dal discorso che cos'è la leva, come funziona la leva, cos'è il collaterale e come funziona, perché è un po' la base, ok, del mondo dei futures, del mondo dei perpetual e del mondo del trading di prodotti derivati. A differenza del trading della compravendita tradizionale, chiamiamola così, nel mercato dei futures e dei perpetual si va a andare ad acquistare dei prodotti derivati con un collaterale, con un margine, ok? Collaterale e margine in questo contesto sono due termini assolutamente sinonimi, sovrapponibili. Quindi il collaterale o margine è quello che io metto, che ho nel mio wallet e che impegno nella posizione aperta, ok? E dipenderà il rapporto tra la posizione e il margine dalla leva. Mi spiego meglio con un esempio. Se io apro una posizione long in leva 1 per, ok, utilizzando come margine USDT, con 16 USDT potrò aprire un long di un equivalente di 16 USDT in Bitcoin, quindi il mio margine equivale al size della posizione, meno le fees ovviamente, e quindi è come banalmente comprare Bitcoin. Se già vado ad aprire un long invece con sempre 16 USDT in leva 10 per, significa che io apro una posizione da 160 USDT e il mio margine è sempre di 16, quindi il mio margine diventa un decimo rispetto alla posizione, e lì appunto il rapporto di leva. Qual è il rischio di aprire una posizione con una leva elevata? Il rischio è che se il mercato va contro la mia posizione, quindi se io ho aperto un long e il mercato inizia a scendere, il mio margine inizia a calare, perché ovviamente è la prima cosa che cala, il resto l'ho preso in prestito dall'exchange e devo essere in grado di ridarlo. Quindi se il mio margine si azzera, ovvero in leva 10 per il mercato scende circa del 10%, il mio margine viene spazzato via e io vengo liquidato, ovvero la mia posizione è forzatamente chiusa, io devo rendere il prestito all'exchange e basta, ho perso tutto il margine. Quindi bisogna stare attenti quando si opera in leva per questo motivo: maggiore è la leva, maggiore è il rischio di liquidazione. La leva massima su Binance Futures è di 125 per quanto riguarda, credo, Bitcoin ed Ethereum, e poi sulle altcoins, se non ricordo male, andiamo a prendere ad esempio VeChain, arriviamo al massimo a 50 per, esatto, sulle altcoins che sono più volatili ovviamente. Adesso già aprire una leva 50 per è una cosa folle, ma insomma se arrivasse fino a 125 per non oso immaginare, ecco. Quindi questo è il discorso per quanto riguarda il discorso leva, il discorso margine e il discorso collaterale. Di margine ci sono due tipologie: isolated oppure cross. Qual è la differenza? Allora, questo è molto importante perché tra l'altro varia contratto per contratto, ok? Se voi andate a scegliere isolated margin su Bitcoin dollaro, poi magari su Ethereum dollaro avete cross, ok? Quindi attenzione che contratto per contratto c'è da scegliere sia la modalità di margine sia la leva, quindi va scelta qua in alto. Ricordatevi di farlo, perché altrimenti se poi aprite degli ordini ve li apre con una leva magari diversa da quella che pensavate di aver messo, o una modalità di margine
margine appunto diversa anche in questo caso. La differenza tra isolated margin e cross margin è la seguente: se io scelgo un isolated margin, il margine dedicato a quella posizione lì sarà appunto isolato, come dice la parola stessa, quindi il margine iniziale, il margine che utilizzo per aprire la posizione, sarà allocato a quella posizione lì di default. Dopodiché io lo potrò andare anche a modificare, e tra poco vi mostrerò come, dal riquadro delle posizioni aperte. Se voi ci fate caso, qua sotto positions c'è margin e qua lo posso andare a modificare, quindi se magari il mercato va in una certa direzione contraria a quella prevista, posso andare ad aggiungere del margine per evitare di essere liquidato, ok? Lo vedremo messo in pratica dopo. In ogni caso, appunto, il margine è isolato, è dedicato a quella singola posizione, ogni posizione avrà il suo margine allocato che sceglierò io. Se invece al contrario scelgo di utilizzare il cross margin, significa che il mio intero wallet mi va a marginare, mi va a fungere da margine collaterale per tutte le posizioni che ho aperte. Quindi attenzione, perché una singola posizione che va male mi potrebbe andare a influenzare tutte le altre, far chiudere tutte le altre, in particolare se l'ho aperta ad esempio a leva alta, mi va a liquidare tutto il mio capitale. Quindi state molto attenti, io personalmente lo evito molto spesso il cross margin, ma ci sta anche utilizzarlo, l'importante è sapere quello che stiamo facendo, perché se io ho il cross margin su più contratti e vado ad aprire più posizioni, una singola posizione che va male mi può andare a spazzare via anche tutte le altre, mi liquida completamente l'account, quindi il rischio è di perdere tutto, ok? Per magari una disattenzione. Quindi questo è ciò che riguarda il margine, leva e tutto quanto. Spero di essere stato chiaro. Se avete domande, mi raccomando, fatele qua nei commenti. Le altre cose un po' più tecniche da capire riguardano gli ordini, perché poi il resto è pura interfaccia, pura grafica. Quindi andiamo a vedere come funzionano gli ordini, quali ordini si possono andare a eseguire. Gli ordini sono di tre tipi: limit, market e stop. Limit semplicemente è il classico limit order, ovvero limit buy, vado a scegliere un limit price che deve essere più basso del prezzo attuale e quello sarà il mio entry, ok? Quindi è l'ideale ad esempio per andare long, o meglio su un ritracciamento, quindi più in basso. E ovviamente quando io vado a posizionare un limit buy, un limit order, devo andare a scegliere il limit price e la quantità. Qua sotto c'è un comodo slider che vedete mi va a incrementare la quantità fino al massimo che posso andare ad utilizzare. Attenzione, io ho leva 5 per, quindi io posso utilizzare fino a adesso 15,90 USDT, perché penso che mi includa anche le fees nel calcolo, però vedete che la posizione, l'ordine è molto molto più ingente, cioè 5 volte tanto, e questo si riallaccia al discorso di prima, ok? Quindi il limit order serve a quello. Il limit sell, ovviamente, se non ho posizioni aperte, significa andare a operare short e lo devo fare su un prezzo più alto, quindi è un ragionamento esattamente speculare a quello appena fatto. Il limit price diventerà sempre l'entry price per il mio short, quindi deve essere più alto del prezzo attuale, e l'order quantity è esattamente identica. Chiaramente sarà un ordine short, quindi la posizione è negativa, ok? È come una vendita allo scoperto, uno short a tutti gli effetti. Si guadagna se il prezzo scende, si perde se il prezzo sale. Anche qua ci sono gli stessi rischi di liquidazione. Su long e short i discorsi sulla liquidazione non cambiano assolutamente. Sui limit orders ci sono alcuni, diciamo così, cavilli in più che vale la pena andare a capire, perché sono assolutamente importanti. Allora, innanzitutto abbiamo post only. Un ordine di tipo post only significa che l'ordine sarà eseguito esclusivamente come market maker, quindi andrà a finire sull'order book. La possibilità che un ordine limit venga eseguito come market taker, quindi come market order, sussiste nel caso in cui lo si vada ad eseguire ad un prezzo molto vicino a quello di mercato. Se il prezzo varia molto velocemente, c'è il rischio che il mio ordine venga fillato appunto subito come market order, andando quindi a pagare poi le fees da market order. Magari la mia strategia non lo prevede, quindi devo andare a marcare post only, altrimenti non mi interessa. Altrimenti io
avrò una cosiddetta time in force, che significa quando il mio ordine viene annullato, cioè una politica temporale del mio ordine, e è di tre tipi. GTC, che sta per good till cancel, ovvero va bene finché non lo cancello io a mano, quindi rimane sull'order book finché io non lo cancello. IOC, che sta per immediate or cancel, che significa che o l'ordine viene fillato almeno in parte immediatamente e il resto viene cancellato, quindi voglio che una parte venga fillata subito almeno, quindi deve essere un ordine immediato. Una policy ancora più forte è FOK, che sta per fill or kill, che è come l'immediate or cancel ma prevede un fill totale dell'ordine. Quindi se nell'immediate or cancel bastava un fill parziale e poi tutto il resto veniva cancellato, e sul fill or kill significa che o me lo filli tutto o niente, ok? Quindi questa è la policy. Solitamente si utilizza il good till cancel, l'immediate or cancel e il fill or kill solitamente sono dedicati ai traders algoritmici, perché non vogliono incorrere magari in insomma comportamenti inaspettati del prezzo, diciamo così. Per noi comuni mortali va benissimo, direi GTC. Infine c'è questa spunta qua, questo flag, che è reduce only, che è molto utile se l'ordine è un ordine di take profit, perché reduce only, se flaggato, dice a Binance che questo ordine, come dice la parola stessa, è finalizzato a ridurre o chiudere una posizione. Vi faccio un banalissimo esempio. Supponiamo che ho aperto un long qui a 9.862, il prezzo attuale. Voglio andare a chiudere il long a 9.890. Supponiamo che magari faccio un piccolo errore e vado nell'ordine di take profit, quindi nell'ordine di limit sell che vado a mettere qua sopra. Magari sbaglio il size e vado a metto uno zero di troppo, uno zero in meno, e non metto reduce only. Cosa succede? Succede che mi chiude tutto l'ordine, in più mi apre uno short della parte rimanente. Se io non voglio che accada, allora devo flaggare reduce only, così la parte rimanente che supera la chiusura della posizione che volevo chiudere mi viene scartata, ok? Viene esclusa completamente dall'ordine. Quindi questo è lo scopo di reduce only. Ovviamente se questo è un ordine finalizzato ad aprire una posizione, non devo assolutamente flaggare reduce only. Questo è tutto sugli ordini limit. Gli ordini market non hanno bisogno di nessun tipo di introduzione, oserei dire, semplicemente introduciamo, scriviamo la quantità di long o short che voglio andare ad aprire e lui la apre al prezzo di mercato, quindi noi utilizziamo la liquidità sull'order book per aprire la nostra posizione. Anche qua vedete c'è questa spunta di reduce only, utile come prima per voler soltanto chiudere una posizione con un ordine di mercato senza aprirne una nuova. Qua di fianco, tra l'altro, c'è un calcolatorino che io non ho mai utilizzato, però vabbè, è abbastanza banale, nel senso una simulazione di una posizione. Io vado a scrivere l'entry, vado a scrivere l'exit e la quantità, il size dell'ordine, vado a scrivere se è long o short e seleziono la leva utilizzata e lui mi dice quanto margine mi serve e poi mi dice qual è il return on equity, insomma mi fa una predizione, diciamo così, della perdita o del guadagno nel caso in cui, anzi no, solo di come va a finire il trade, perché metto un entry e un exit. Target price fa la stessa cosa, ovvero cioè io devo definire qual è il mio guadagno target e lui mi dice a che prezzo devo uscire, e liquidation price invece mi dice a che prezzo verrò liquidato. Quindi servono insomma per capire un po' quanto devo andare a puntare di incremento di prezzo per guadagnare, piuttosto che quanto rischio di liquidazione ho. Vabbè, piccola parentesi. Infine abbiamo gli stop orders, che sono forse quelli più importanti, perché il trading, direi, in leva con il perpetual speculativo senza uno stop non esiste, dovrebbe essere bandito dalla legge. Ci sono due tipi di ordini stop: stop limit e stop market. Per utilizzare uno stop loss, il mio personalissimo consiglio è di utilizzare l'ordine stop market. Perché? Perché lo stop limit, l'ordine stop banalmente utilizza quello che si chiama stop price come soglia, quindi quando il prezzo raggiunge lo stop price lui mi va a inserire l'ordine, e l'ordine può essere limit o market. Quindi se io vado a inserire un ordine limit, significa che al raggiungimento dello stop price lui mi va a inserire un ordine limit sull'order book.
Però cosa può succedere? Che se magari io voglio mettere uno stop loss, supponiamo qua sotto, ok? Sotto questi minimi. Però poi il dump è talmente veloce che quando arriva sotto questi minimi scatta sempre più in basso, velocissimamente, e io appena arrivo qui mi si triggera il mio stop e vado a mettere lo stop sell qua sopra l'order book, ma c'è il rischio che nessuno mai compri dal mio limit sell. E quindi io rimango col cerino in mano e la posizione aperta, rischio che non voglio correre. Motivo per cui lo stop loss per me deve essere uno stop market, ok? Stop market non mi chiede il limit price, mi chiede soltanto lo stop price, che qua viene chiamato trigger price, ovvero io vado a scegliere il prezzo al quale andare a eseguire il mio ordine e basta, e il size ovviamente. Anche in questo caso direi che reduce only è d'obbligo, perché l'ordine stop è finalizzato a chiudere una posizione, non ad aprirne altre. Diverso è il discorso se ad esempio utilizzo lo stop limit per andare a dire: se mi fai un lavoro del tipo che il prezzo pompa supera i 9.900, questo spike, e poi ritorna giù, io voglio ricomprare al retest dei 9.900, allora lì sì che viene bene un bello stop limit, perché io metto come stop price magari 9.905, un po' sopra, così se arriva a 9.905 io vado a mettere un limit buy qua sotto, ok? E quindi il senso è quello, dare un po' di automazione in più. E allora lì ha senso usare uno stop limit, e ovviamente senza reduce only, perché vado ad aprire una nuova posizione. L'ultima cosa importantissima per gli stop loss è il trigger. Allora, il trigger si può scegliere tra last price e mark price. Che differenza c'è tra i due? La differenza è che last price è semplicemente l'ultimo prezzo di scambio del perpetual, quindi cioè quando il prezzo, questo che vedete qua, oppure l'ultimo che vedete lì, raggiunge il mio stop price, l'ordine viene evaso. Diverso è dal mark price, che invece è il prezzo dell'indice sottostante, vedete questo mark. Il mark price è, diciamo così, meno suscettibile agli spike improvvisi, ai flash crash e a tutte quelle pseudo manipolazioni che possono accadere. E quindi io lo consiglio per gli stop loss di mettere come trigger mark price. In questo caso si evita, se c'è un flash crash improvviso che poi viene immediatamente riassorbito, di venire liquidati o stoppati, proprio perché il mark price non varia in quella maniera lì, varia solo il last price. Il mark price rimane comunque agganciato all'indice sottostante, che è mediato, che è esente da queste fluttuazioni di brevissimo termine. Quindi questo è un consiglio spassionato che mi sento di darvi: stop loss con mark price. Adesso andiamo a provare ad aprire una posizione a random per vedere quello che ci viene scritto qua sotto. Allora, innanzitutto, supponiamo di voler aprire una posizione limit, con un limit long con un prezzo 9.000 assolutamente a caso, con il 50% del mio balance a leva 5 per margine isolato. Good till cancel, va bene, reduce only no, perché vado ad aprire un ordine. Andiamo a posizionarlo, quindi qua mi dice: stai aprendo limit price 9.000, 0.004 BTC di size, e mi costa 7,20, va benissimo. Ed eccolo qua che mi appare, vedete, negli open orders, che sono le posizioni aperte ma non ancora fillate, cioè scusate, non sono le posizioni aperte, ho sbagliato, sono gli entry posizionati ma non ancora fillati, quindi non ancora aperti. L'orario di inserimento dell'entry, la coppia, quindi il contratto, perché attenzione, se io cambio contratto mi rimane qua sotto comunque open orders. Vedete? Perché è un riepilogo complessivo, ok? Questo è utile perché così non rischio di perdere di vista le mie posizioni. Quindi torniamo qua, order type limit, side buy, significa long, prezzo, quanto mi ha fillato, quanto mi deve fillare, e trigger condition, che non c'è perché ovviamente non è uno stop order. Da qua posso cancellare soltanto i limit order, soltanto gli stop order, oppure tutto, oppure cancellarli uno a uno. Facciamo un bel cancel all e via. Adesso invece andiamo ad aprire una posizione market, giusto per andare a vedere come funziona, una micro posizione volevo aprire perché era giusto a scopo dimostrativo. Facciamo un long. Ok, price market, order quantity 001, 1,99, ovviamente non ho messo reduce only perché sto aprendo una posizione, e via, apriamola. Me l'ha aperto ovviamente andando a fillare il primo limit sell disponibile, e vedete che questa mi compare qua nelle positions,
Ok? Quindi qui vediamo il size della posizione aperta, il mio entry, il mark price relativo a questa posizione, il prezzo al quale verrò liquidato, che con leva 5 per vedete a distante all'incirca $2,000 dal prezzo d'ingresso, e in percentuale dovrebbe essere appunto il 20%, margin ratio 2%. Cosa significa? Significa il ratio, cioè quanto il margine è relativo alla position size. Quando questo margin ratio raggiunge il 100%, significa che il mercato mi sta dando molto torto e che vengo liquidato, ok? Quindi quanto più è alta questa percentuale, tanto più mi devo preoccupare, ok? Preoccupare parecchio, perché se appunto arriva al 100% vengo liquidato, perché significa che la posizione appunto mi è andata contro e di parecchio. Se il margine invece decrementa, il margin ratio decrementa, significa che il mercato mi sta dando ragione e sono in profitto, e quindi ovviamente il mio margine relativamente all'intera posizione è più piccolo, perché ovviamente il margine è fisso, la posizione cresce di valore e quindi il margin ratio si decrementa. Margin, vedete che qua c'è questa pennina, questa matita che mi permette di modificare il mio margin, perché sono in isolated. Se fossi in cross, il margin sarebbe tutto il mio wallet. Invece in questo caso il margin è 1,98, che è esattamente il prezzo a cui ho aperto la posizione, quindi l'initial margin, se lo vogliamo chiamare così. Se io clicco sulla matitina, vedete che mi fa aggiungere o rimuovere margine. Massimo margine che posso rimuovere, ovviamente quasi niente, perché ho appena aperto la posizione, e posso invece aggiungere del margine fino ad arrivare alla totalità del mio wallet. Ovviamente se il mio margin ratio dovesse crescere e andare a rischio liquidazione, io non voglio che la posizione mi venga liquidata, vado ad aggiungere margine, in quel modo il margin ratio decrementa un po', ok? E quindi con esso il rischio di liquidazione. Per chiudere la posizione, vedete qua mi fa vedere il profitto perdita attuale in percentuale e in BTC, o meglio no, in USDT, scusate, e qua vedete posso andare a posizionare direttamente un take profit, quindi posso andare a mettere, che ne so, 9.900 e andare a dire limit sell, quindi mi mette, vedete, ecco, limit sell semplicemente, così evito di doverlo fare da qui mettendo anche reduce only, calcolando l'esatta quantità e tutto. Direttamente da questa riga gli dico: tu posizionami il mio take profit a quel punto lì. Se io lo metto, eccolo, vedete, close order at 9.009. Altrimenti la possibilità numero 2 è di chiudere l'ordine a mercato, che significa che me lo chiude adesso, ok? Quindi se io clicco market, mi fa un market sell e via, e mi chiude la posizione senza particolari fronzoli, ok? Quindi questo è il quanto riguarda le posizioni. Cliccando qua, vedete, mi fa vedere una percentuale, è il margin ratio graficato, quindi fondamentalmente mi fa capire qual è il mio rischio. Tanto più è alto il margin ratio, tanto più si tinge di rosso questo indicatore, quindi mi dice occhio che rischi la liquidazione. Comunque non è niente di nuovo rispetto a quello che abbiamo visto poco fa in cifre, solo graficato ti salta un po' meglio all'occhio. Può servire sicuramente come hedge, utilizzare Binance Futures per andare magari ad aprire posizioni short laddove si è già acquistati dei bitcoin e non li si vuole vendere durante una fase discendente del mercato. Si può aprire uno short su Binance Futures, è sicuramente una mossa intelligente, oppure andare ad aprire un long anche se si è holders, semplicemente per andare a incrementare il proprio stack, quindi per andare a guadagnare qualcosina in più. Ovviamente non l'ho detto, ma se si utilizza il BNB come collaterale, il discorso non cambia, a meno che ovviamente BNB fluttui su USDT, quindi il consiglio che mi sento di darvi è di utilizzare USDT, che è stabile perlomeno. Se avete altre domande, mi raccomando, ditemele, fatemele qua nei commenti. Io per ora vi saluto e ci vediamo alla prossima.